Benvenute, benvenuti. Registro questo video in favore delle persone che non hanno potuto partecipare all'incontro introduttivo dell'8 marzo alle 18. Infatti, ho curato una diretta Facebook per presentarvi il seminario intitolato Le dee dentro la donna. È possibile che alcuni fra voi non abbiano ancora il mio contatto Facebook. Su Facebook mi chiamo Aspasia Etera e quindi ho utilizzato quella piattaforma dove sono presenti circa 5.000 persone, anzi anche di più, tra amicizie e follower, per presentare il seminario. Il seminario, il suo stesso titolo, si basa su questo libro, Le dee dentro la donna, della Bolen. La Bolen è una psichiatra, psicoterapeuta statunitense di orientamento junghiano. Nel corso della sua carriera professionale ha introdotto come griglia di lettura anche gli archetipi femminili che si rifacevano alla mitologia greca. Esattamente, ha utilizzato un paradigma che comprendeva sette divinità femminili, tre dee vergini, definite così, diciamo, già nella cultura comune, tre dee vulnerabili e una dea alchemica. Queste seconde definizioni sono proprie, sono ideate dalla Bolen. Le dee vergini sono le dee che hanno una coscienza polarizzata e che possono prescindere dalle relazioni. Le dee vulnerabili, invece, sono quelle che riescono a dare significato alla loro vita quando sono in relazione con altre persone. E poi c'è la dea alchemica, la dea della trasformazione, che ha una coscienza molto speciale. Sa oscillare tra una coscienza diffusa e una coscienza centrata sull'obiettivo. Chi sono queste dee? Le dee vergini sono Estia, in latino Vesta. È possibile che chi mi sta seguendo da Roma conosca, abbia visitato il Tempio di Vesta al Foro Romano. E quindi queste persone romane, ma lo spieghiamo anche per tutte le altre, sanno che Vesta è la dea del focolare, io direi proprio del fuoco sacro. Infatti a Roma, fino a quando il tempio è stato chiuso per l'affermazione del cristianesimo, si è sempre tenuta viva la fiamma sacra all'interno del tempio di Vesta. Vesta è quasi una dea senza immagine, centrata sulla sua interiorità, per dirla in termini junghiani, è introversa. Sapete che Jung ha parlato dell'asse introversione-estroversione. Oggi o fino a poco tempo fa, assimilabile a una suora, fondamentalmente, forse addirittura una monaca di clausura. Comunque, una donna che basta a se stessa e che è concentrata sulla spiritualità. Un'altra dea vergine è Artemide. Artemide ha forte il senso della sorellanza. Artemide è la sorella di Apollo. E pensate un po', il gioco dicotomico tra i due: lui rappresenta il sole, lei la luna. Artemide nel mondo romano è detta Diana, quindi è dea della caccia, però
protegge i cuccioli, ha molto forte il senso della competizione, per esempio la competizione che si esprime nella corsa. Quindi è una donna indipendente, legata alla natura, legata ai territori selvaggi. Questo probabilmente vi può richiamare, o a me richiama un'associazione col libro Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estés, no? La donna selvaggia. Si batte per i cuccioli, è protettiva, si batte per le compagne ed è spietata e crudele con gli uomini che osano sfidare la sua pazienza. Potete rivedere, per esempio, il mito di Diana e Ateone, il trattamento che ha riservato a Ateone che ha osato guardarla mentre faceva il bagno. Ci sono anche dei dipinti a proposito di questo tema. La terza dea vergine, forse proprio vergine per eccellenza, è Atena. La dea nata adulta e con la corazza dalla testa di Zeus, quindi figlia del padre per eccellenza, e nasce da una testa invece che da un ventre. Perciò, la sua caratteristica fondamentale è l'intelligenza, utilizza il suo intelletto per impadronirsi di una competenza e quindi presiede alle arti e ai mestieri, e fra queste arti c'è anche l'arte della guerra, quindi una guerra basata sulla strategia, per esempio in contrasto con Ares, Marte, che è una guerra più fatta di pugni, di animosità. Atena è una stratega, quindi è centrata su se stessa, sulla conoscenza, sulla vittoria ottenuta mediante la sua competenza. Ha una buona dose di crudeltà, è senza scrupoli anche questa dea. Pensate al trattamento che Atena riservò ad Aracne, che osò sfidarla. E quindi queste sono le dee vergini. Prestano attenzione a se stesse, possono prescindere dalla relazione. Una è centrata sulla spiritualità, l'altra sull'indipendenza, sul contatto con la natura, la terza sull'intelletto, sull'affermazione professionale. Le tre dee vulnerabili sentono di esistere, di dare significato alla propria vita se sono in relazione. Quindi abbiamo Era, che a Roma è detta Giunone, che è la sposa per eccellenza, la moglie che tutto sopporta, la moglie che cerca un maschio alfa, potente, che badi a lei. La donna che sopporta ogni tradimento e che piuttosto che mettere il marito di fronte alle proprie responsabilità si accanisce contro la donna con la quale, la donna con la do, contro la donna alla quale si è unito il marito per tradirla. Quindi è furiosa. Le altre due dee vulnerabili sono Demetra e Persefone. Demetra a Roma è detta Cerere, quindi dea delle messi, e Persefone a Roma è detta Proserpina. Potete trovare come tema iconografico quello del ratto di Proserpina, potete cercare l'opera di Bernini o andarla a vedere se siete a Roma presso la Galleria Borghese. Queste sono due donne che vanno insieme perché sono la madre per eccellenza e la figlia per eccellenza. In greco Persefone
viene detta anche core, quindi la fanciulla, la bambina. In realtà è come stiamo prefigurando già due stadi in questa dea. Core è quando è allo stato appunto ancora di un io passivo che non sceglie, non decide, e Persefone è quando è una donna e in qualche modo determina la sua vita. Quindi ciascuna di queste dee ha una figura significativa. Per Era è il marito, per Demetra la figlia, i figli. Per Core, anzi diciamo per Persefone, la madre e poi il marito, perché sarà anche una sposa. Sposerà, alla fine accoglierà lo stesso uomo, lo stesso dio, scusate, Ade, altrimenti detto Plutone, a Roma, che l'ha rapita, condotta nell'Ade e stuprata. Queste dee hanno una coscienza diffusa, cioè sono attente al loro intorno, perché essendo proiettate nella relazione, quindi sono attente a ciò che lo circonda, alle reazioni delle persone per loro significative, e devono necessariamente assolvere a questi ruoli: moglie, madre, figlia e sposa. Poi c'è la dea alchemica, la dea della trasformazione. Questa è Afrodite, altrimenti nota a Roma come Venere. Afrodite sceglie lei a quale uomo accompagnarsi. È una sposa, ma è anche un amante, quindi è la sposa di Efesto, il dio del fuoco inteso perché anche Estia è la dea del fuoco. Estia è la dea del fuoco come un fuoco, diciamo, interiore, il fuoco della fede, mentre Efesto, il marito di Afrodite, è dio del fuoco proprio come fabbro, quindi il fuoco per fare, per trasformare. E c'è un fuoco anche dentro Afrodite, o meglio, Afrodite è come un sole, irradia, è creativa e rende creative le persone che incontra, dove arriva fa fiorire i talenti e le interessa esprimere i propri. Afrodite unisce alcune caratteristiche delle dee indipendenti perché se vuole può prescindere dalla relazione. Non si sente costretta a un ruolo in particolare, ma volentieri anche si concede e quindi si implica nelle relazioni che non devono necessariamente durare, le interessa l'intensità del momento. Quindi ha una coscienza concentrata, polarizzata nell'intensità del momento. E parimenti però anche una coscienza diffusa, cioè è consapevole anche del suo intorno, fa quello che vuole, va dove vuole. Le dee indipendenti non sopportano nessuna violenza contro di loro. Le tre dee vulnerabili sono state tutte e tre stuprate. Ora, perché utilizzare gli archetipi femminili greci possono essere utili per darci ragione di alcuni comportamenti o umori o sintomi apparentemente inspiegabili, cioè ogni donna si può interrogare su quelle che fra queste sette dee sono quelle che la animano, la rappresentano meglio. Per esempio, pensiamo al mito della mela d'oro. Allora, vi ricordate che la dea della discordia, Eris, poiché non venne invitata a uno sposalizio, si vendicò seminando lo scompiglio. Lanciò una mela d'oro
sulla quale era scritto alla più bella. Pretesero che fosse propria tre dee diverse. Era la moglie di Zeus, Atena e Afrodite. Ovviamente ciascuna, rivendicandola per sé, non poteva scegliere e hanno eletto come primo giudice Zeus, che si è guardato bene dal compiere la scelta e ha detto: chiedete a un uomo che di donne di bellezza femminile se ne intende. Il principe pastore Paride. E quindi cercarono Paride, che tra l'altro era bellissimo, bellissimo, e gli chiesero: Paride, ma a chi spetta secondo te questa mela? E cercarono tutte e tre di corromperlo. Era gli aveva promesso il potere sulle province dell'Asia. Era ovviamente sensibile al potere degli uomini, no? Cerca un maschio alfa col quale sposarsi. A Atena, che è centrata sulla vittoria, gli ha promesso la vittoria in battaglia. Afrodite invece gli ha detto: io ti prometto l'amore della donna più bella del mondo. E così Afrodite è riuscita a corromperlo ed è stata da Paride eletta come la più bella, ovviamente guadagnandosi il disappunto delle altre due dee. E da qui sorgerà la guerra di Troia. Quindi Paride rapirà Elena, conducendola a Troia, e gli Achei verranno a riprendersela e le divinità olimpiche si schiereranno, alcune con i greci o gli Achei e altre con i troiani. Ora, perché proprio fra queste tre dee la contesa? Queste tre dee era Atena e Afrodite, che appartengono rispettivamente ciascuna ai tre gruppi che abbiamo. Afrodite fa gruppo a sé, quindi appartengono ciascuna a uno dei tre gruppi menzionati, rappresentano tre scelte fondamentali e che a volte appaiono in contrasto nella vita di una donna: essere una moglie, perseguire la carriera, essere un amante che cerca il proprio piacere. Ora, due sono gli obiettivi in questo seminario. Il primo, fondamentale, è che attraverso descrizione di queste dee e la narrazione di alcuni fatti salienti che pertengono al loro mito, ciascuna di noi possa individuare qual è la dea che prevale. Quindi, innanzitutto, conoscerci un po' meglio e riuscire a dare significato, per esempio, anche quando proviamo un conflitto. Quando dobbiamo prendere una decisione, capire qual è l'istanza che prevale e perché. Il secondo obiettivo è ampliare il ventaglio delle possibilità, quindi poter prendere le caratteristiche di una o di un'altra psicologia archetipica a seconda della situazione che stiamo vivendo, anche se per me in particolare, quindi non dico debba essere la posizione di ogni psicologa, è più importante il primo di obiettivo, cioè anzitutto conoscerci. Poi possiamo anche permanere nella prevalenza di una o di due dee, però farlo già con maggiore coscienza. Mentre per quanto riguarda il pubblico maschile, che probabilmente sarà una minoranza in questa conversazione, può essere interessante individuare, cioè riuscire a darsi ragione di alcuni comportamenti femminili che magari non si comprendono, oppure di alcune contraddizioni. Per esempio, riuscire a individuare tra quali dee si dibatte l'io della propria compagna. Se ci fossero anche delle colleghe o dei colleghi
che esercitano la psicoterapia e che magari non hanno mai aderito a questo paradigma, a questa griglia di lettura, diciamo, la speranza è poter ampliare diciamo, il bagaglio di strumenti che possono utilizzare nel loro setting, nella loro riflessione, negli insight propri o delle pazienti. Sono curiosa di conoscere le vostre domande, le vostre riflessioni. Presto inizieremo quindi il ciclo degli incontri. Saranno incontri che prevedono una prenotazione, un pagamento anticipato, la quota di partecipazione a ogni incontro seminariale. E di 10 euro, poi vi darò in privato la modalità specifica con la quale aderire. Vi ricordo quindi che mi trovate qui su YouTube come Noemi Marcialis, su Facebook come Aspasia Etera, e quindi potete contattarmi per esempio su Messenger come Aspasia Etera e segnalarmi che volete partecipare ai successivi incontri dove andremo a riflettere divinità per divinità. Io intanto ringrazio tutte e tutti per aver seguito questo video fino a qui. Se è la prima volta che visiti questo canale, ti invito comunque a lasciare un like a questo video e ad iscriverti al canale. Se vuoi, puoi seguirmi su Facebook, ripeto il mio nome, Aspasia Etera. Ti ringrazio, ti aspetto per i prossimi incontri seminariali, per il seminario Le Dee dentro la donna. Grazie, baci e benedizioni.